Abbi pazienza un attimo. Medici al lavoro in piazzale Donatori di Sangue a Scorzè, dove il comune ha allestito un punto in cui effettuare i tamponi in modalità drive-in. Una bella notizia per tutti e tre, siete tutti e tre negativi. Stamattina è andata bene, abbiamo avuto 8-9 pazienti che sono venuti qui su prenotazione, che ci avevano chiesto l'appuntamento, abbiamo fatto il tampone rapido. C'è una categoria che noi seguiamo che sono i contatti stretti di pazienti positivi. Inoltre facciamo anche il tampone di fine isolamento per coloro che hanno bisogno di essere sdoganati. Dopo l'esecuzione del tampone non resta che attendere l'esito, che arriva in pochi minuti. Allora, qui bisogna girare 4-5 volte. Ok. Poi si toglie, si bisogna schiacciare. Ok. Poi si butta. Si mette questo. I tamponi vengono eseguiti quotidianamente e in sicurezza. Abbiamo i dispositivi di sicurezza che ci vengono forniti dal nostro distretto e da questo punto di vista non c'è nessun problema. È vero che siamo un po' come in una tempesta, in un mare in tempesta, e questa è l'emozione che proviamo. Cerchiamo di essere tranquilli, di guidare la nave, tenere la barra dritta e anche di tranquillizzare i nostri pazienti, che sono spesso spaventati, preoccupati, e sperando che, e siamo sicuri che questa tempesta finirà presto.